Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Una bambina di soli 10 anni, violentata da un vicino di casa di 27 anni, è rimasta incinta. Ha portato avanti la gravidanza e adesso è a sua volta mamma di un bambino. Una vicenda atroce, che si è verificata a Busto Arsizio, ha trovato recentemente una conclusione con la condanna dell'aggressore a una pena di 10 anni di reclusione, accompagnata da un pagamento di 80.000 euro a titolo di provvisionale. L'uomo, già detenuto dal 22 agosto dell'anno precedente, ha ricevuto una sentenza più severa rispetto a quanto inizialmente richiesto dal pubblico ministero. Gli orribili abusi risalgono a dicembre del 2021, quando i genitori della giovane vittima decisero di consultare un medico per cercare una spiegazione ai violenti dolori addominali da cui era afflitta. La verità emerse solo successivamente, dopo un'ecografia, e fu ulteriormente confermata attraverso il racconto della giovane vittima. A quel punto, le forze dell'ordine furono informate del caso e avviarono un'indagine approfondita. La bambina raccontò di aver incontrato il 27enne due volte nel cortile di casa. In entrambe le occasioni, l'uomo si avvicinò mentre lei giocava con gli altri bambini e la invitò a seguirlo in una zona isolata, dove subirono gli abusi. In uno di questi terrificanti episodi, la bambina rimase incinta. Secondo quanto riporta il quotidiano laprealpina.it, la gravidanza non è stata interrotta e la bambina ha dato alla luce un figlio che, però, non ha mai visto. Il piccolo è stato affidato a un'altra famiglia e la giovane vittima stessa è stata tolta alla custodia dei genitori. Quando il bimbo è nato, con un parto programmato nel luglio del 2022, è stato effettuato il test del DNA che ha confermato l'identità del padre, il vicino di casa 27enne. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.